La massoneria è esattamente la cerniera di collegamento tra legalità e illegalità. Far parte di un circolo esclusivo come quello della P2 e comunque far parte di questi ambienti significa avere contatti, rapporti con personaggi importanti della magistratura, dell'esercito, dei servizi segreti, dell'imprenditoria. E Vittorio Emanuele faceva parte di questo sistema di potere. Questo che cosa significa? Significa che se tu hai un problema sai a chi rivolgerti. In Francia, per esempio, la massoneria è molto forte. C'era sempre questo muro che era impenetrabile. Era come se il sistema a Parigi, sì, che lui riusciva a disattivare tutti i meccanismi della democrazia e sì, anche lo Stato di diritto veniva disattivato e così ad altissimo livello gli veniva prestato aiuto.